Start, 2, 1, boost the ignition and look off. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Voglio, oggi voglio fare un video rapidissimo parlando di una novità nel mondo degli MMO. Eh, parliamo di a New World. È uscita l'espansione di Rise of the Angry Earth. Uh, Un'espansione, la prima dopo due anni, al costo di 29 euro. Dopo il gioco base è uscita appunto questa espansione che aggiunge un territorio nuovo e le mount, tanto volute oltre a tante novità, tipo il level cap elevato dal 60 al 65 e tutte le lavorative fino al livello 250. Il gioco lo avevo portato in live quando avevo l'anteprima, l'ho portato quando è uscito, ed è attualmente una delle chissime recensioni negative che io ho lasciato su Steam, recensioni che potrebbe anche cambiare prossimamente, perché ve lo voglio far vedere per chi questo video è dedicato principalmente a chi non ha visto i primi due, insomma, non è molto informato sul gioco, il gioco non è eh, assolutamente male. Perché? Perché ci lamentiamo tanto della lingua e qui abbiamo un MMO completamente tradotto in italiano, compreso il doppiaggio delle, delle frasi. Gran parte delle frasi sono doppiate e il doppiaggio è in italiano. Ha una natura piuttosto survival, questo gioco, perché vabbè, noi possiamo andare a fare il gathering di ogni cosa possibile e immaginabile, ma abbiamo anche la possibilità col tasto Y di costruire un accampamento. L'accampamento ci consente svariate cose spendendo del legno e una selce, noi possiamo andare a costruire quella che sarà la fonte di respawn in caso di morte, quindi prima magari di fare una missione abbastanza, in un territorio abbastanza complicato. E finiamo la costruzione così vi faccio vedere, ok, questo è il punto di rigenerazione dove possiamo anche andare a fare una produzione di base. Quindi possiamo produrre queste cose a livello base, ma abbiamo anche in città, in questo caso io sono vicino a Corinto, nome che non mi piace tanto, nel senso che non c'entra nulla con l'ambientazione, però eh, all'interno della città abbiamo la postazione di falegnamaria, di cucina, la conceria, il satto, il fabbro, lo smelting, la casa d'aste, il deposito dove mettiamo tutti i nostri oggetti che poi vengono pescati in sede di crafting, il laboratorio e si sì, basta poi l'alchimista insomma per fare varie cose a livello di mago le peculiarità di questo titolo sono parecchie cioè il combattimento è action quindi ehm, quello che più gli si avvicina è un uh, black desert anche se vogliamo qui è molto più tecnico di un black desert meno basato magari sulle rotation e più sul tempismo perché adesso in questo caso il mio personaggio non... Oh vabbè ho fatto un personaggio femminile ovviamente mi sono stato contagiato da Black Desert non rotola perché come in questo caso i Souls non ho eh, abbastanza peso, eh, leggerezza diciamo perché il mio personaggio è medio non ha neanche di forza è un mago e mh, quello che vi dicevo è non possiamo andare a combattere in questo caso non si sta difendendo, ok? Vedete io posso parare e la parata mi fa subire meno danni. Vedete non me lo fa subire in questo caso, posso usare le mie abilità, gli lancio la palla di fuoco. Una volta abbattuto il nemico, in questo caso è un, un mob, un animale insomma che può essere eh, lutato con le pelli, poi da conciare, eh, stesso discorso vale poi per i nemici, quindi noi possiamo poi andare a combattere i nemici, parare e così via. Il livellamento è diviso in due parti: il livellamento del personaggio, che è quello che vedete in basso, la barra che si vede proprio in fondo in fondo con in fondo a sinistra il mio livello, ma utilizzando sempre più un'arma la farete livellare. Beh, al passaggio di livello, prendete dei punti che andate a distribuire nei parametri che eh, volete tra questi 5 Vi assegno, ma la cosa più importante è che non ci sono le classi, ma ci sono le maestrie con le armi. Quindi io sto usando il bastone infuocato che pian piano poi si danneggia, quindi possiamo andare a potenziare le varie spell di questo uh, bastone. In questo caso, io ho messo il lanciafiamme, ho messo la colonna di fuoco e ho messo la palla di fuoco, che arrivano praticamente due su tre dalla parte del mago del fuoco e dall'altra del piromante. Ma non è finita lì, perché se noi andassimo ad equipaggiare la spada, la spada ha altre abilità. Quindi, noi livelliamo nella spada e prendiamo le abilità e così via per tutte le armi che noi possiamo avere. L'altra particolarità è che noi possiamo andare spendendo denaro e diciamo parti di ricambio a riparare premendo R premendo, vedete che spendiamo 0,35 monete e un pezzo di ricambio ripariamo uh, on the road. Mentre se noi abbiamo un, vedete adesso io ho questa quest armatura qui, l'equipaggio e ho questa armatura vecchia che non è neanche verde quindi è un'armatura più scarsa premendo il tasto c con il tasto sinistro del mouse vado a smeltarla on the road anche in questo caso eh, restituendomi un po di soldi qualche centesimino in questo caso e un ricambio lo prendo e vado poi qui ci sono tutte le risorse che abbiamo scavato eh, tutte le risorse che abbiamo raccolto delle varie categorie dalla pesca alle varie cose oltre che le ricette che possiamo usare per il crafting si fa tutto è molto tutto molto immediato non, non, non c'è un gran bisogno di dover tornare al tavolo per riparare per la... e pensate che non ci sono gli NPC per la vendita degli oggetti la vendita è strettamente legata alla casa d'aste che è una figata secondo me, è un gioco che può tenervi impegnati interi pomeriggi, intere giornate anche solo a fare il crafting io di questo gioco ammetto non so molto, infatti lo sto approfondendo in questi, questi giorni che è uscita l'espansione, non l'ho ancora comprata perché ovviamente le mounts si prendono dalle Livello 25, là c'è un altro personaggio che sta battendo alberi. Si prende da livello 25 e poi via via a multipli: 25 impari 45-60. Fino ad avere il, il leone, che è la mount, quella più bella, e, che facilita tantissimo gli spostamenti. E c'è una nuova zona, insomma, già tempo fa avevano aggiunto una nuova regione in modo completamente gratuito che sono i deserti ci sono i dungeon da fare e il gioco in conclusione ha subito diverse eh, variazioni nel senso che io sono andato in live da degli streamer famosi a chiedere ho detto ma scusate una volta mh, qualcuno me l'ha sconsigliato perché non avevo intenzionato a fare il pvp quello che mi è stato risposto è che il gioco è stato um, ridisegnato diciamo in un certo senso ed è molto meno basato sul... PvP, perché si sono resi conto, come è successo a tanti titoli, che il PvP non tira più come una volta. Ovviamente non tira più del tutto il full PvP, il full loot, eh, ma anche la guerra tra fazioni... ecco, ed è fortemente ora basato sul PvE e quindi <ride> nel circa di due anni la situazione si è capovolta e quindi mi, mi hanno detto no, se vuoi fare il PvP lo puoi giocare tranquillamente. Ora, non avrà tutti i contenuti di... Mh, Black Desert ma io tendo sempre un pochino a equilibrare le cose nel senso che io qui ho la certezza in questo titolo e valutatelo anche voi di spendere per comprare il gioco e la relativa espansione 45 euro li comprate entrambi gioco espansione quindi 29 euro di espansione più il gioco base e, però spendete quello e finisce lì insomma non, non c'è neanche altro dovrebbe esserci un negozio che però vi dà cose cosmetiche finisce lì mentre Black Desert mi rendo conto che avrà sì più contenuti perché c'è la catena di produzione l'housing c'è anche qui in realtà il crafting e tutto però è molto più basato sul farming a lunghissimo termine previo pagamento invece di con soldi veri per la progressione mi sono reso conto su Black Desert che uscendo dalla season e andando sul server normale con un personaggio normale il livellare un personaggio di coppiaggio mi richiede un botto di materiali e quindi di tempo tantissimo tempo e soprattutto tantissimo rischio e gioco d'azzardo è cosa che magari mi va un po' meno qua ci si gode tutto ovviamente faccio vedere le competenze questi sono i livelli che ho attualmente sono proprio l'inizio inizio calcolate che tutte queste cose dalla creazione alla raccolta sono livelli basati su un totale un cap di eh, 250 quindi il 250 ovviamente è il massimo, ad esempio io la, il taglio del legno, in questo caso vedete che io adesso taglio un albero e ottengo dei materiali. Ho il mio livello che adesso diventa 18, ma questo albero mi serve 50 per tagliare questo albero. E ovviamente poi le zone sono tante, tantissime e che parecchio grandi. E ci sono ovviamente i livelli quindi in questo caso io vedo qua 58 65 quindi io lì non ci andrò queste sono le zone iniziali quindi 1.17. questa è una zona che non leggo eh, però è mh, quella iniziale iniziale qua abbiamo eh, foreste degli elisi che è una delle nuove è la nuova zona e 28 35 cioè ci sono le varie zone con le varie quest da fare poi ovvio la meccanica alla base è sempre la stessa cioè vai eh, indaga di qua, indaga di là, uccidi Tot, raccogli Tot, eh, svela il mistero di recupera l'oggetto, però tutto guidato da un doppiaggio completamente in italiano, quindi questo può essere un punto di forza. Ehm. Poi quello che riguarda più l'endgame è il crafting e l'ottenimento di equipaggiamento ad alto livello. Adesso io non so quanto arrivava eh, l'equipaggiamento a livello di, di tier, ma eh, con la nuova espansione da qualsiasi fosse prima arriva a 700. Quindi se prendiamo adesso, aspettate che lutto il cinghiale, eh, io ho questi che sono 100, si arriva a 700, quindi mi manca anche un cappello che... Devo farmi questi materiali qui. Per fare questi materiali qui mi serve anche del, del ferro che devo andare a trovare... Dov'è? E non l'ho ancora trovato. Io ci giocavo. Cioè, ho 42 ore e una grande confusione in testa perché non mi ricordo assolutamente nulla. Quindi io non, non so come... Dove trovare il ferro. Una volta probabilmente lo, lo sapevo. Ricordo che avevo criticato in sede di video di live che avevo fatto anni fa le cascate, e non credo che siano migliorate, eravamo proprio qua forse, perché qua si pescava anche quindi andiamo giù, eccolo lì il ferro, adesso mi sovviene dove era il ferro tra le montagne, ok, devo tenerne un po', poi adesso mi... però in tutta tranquillità proseguo con calma, poi vabbè, ci sono sì, sempre le gilde, ci sono le missioni pvp ma non sono più il fulcro del gioco. Ovviamente, se in questo video ho detto delle cavolate o uh, è necessario fare delle precisazioni, vi invito e vi incoraggio a farle in modo da chiarire anche a me tanti, tante cose su questo titolo. Insomma, quindi. perché non me ne intendo. La cascata fa sempre pena come una volta però accettabile insomma la cosa che invece non mi va giù e non capisco ancora perché non l'abbiano sistemata è che il personaggio quando lo vedete ma il personaggio non può notare si cammina sul fondale non l'hanno mai aggiunta questa cosa non, non so il motivo eh, però ecco il pensiero base che mi viene è il fatto che ci lamentiamo sempre eh, l'italiano è eh, l'italiano anche i commenti che ricevo più frequentemente sotto i video a cui ormai non rispondo più perché viene tutto spiegato in video ma la gente non guarda nemmeno il video è eh, perché non c'è l'italiano perché ma come mai tu hai le scritte in italiano e come mai lo vedi in italiano ma non è in italiano eh, c'è in italiano per playstation 4 c'è per la switch ecco questo è completamente in italiano graficamente carino io premo f3 e vado a pesca poi gioco che a tutto non c'è Bisognerà vedere come andare avanti insomma e adesso facciamo la pesca, vediamo. No, vabbè, eh, non ce l'ho fatta a pescare. Perché no? Vediamo. Ok. E l'acqua è molto bassa, quindi credo che qui si prenda poco. Però vediamo. Adesso appena boccano io, clicco. Vediamo se me lo fa. Vediamo. Dai. Ok. E adesso si fa questo minigioco dove tengo per muto senza distendere troppo la lenza, perché sennò si rompe. Quindi io tengo per muto, quando diventa arancione smetto, aspetto un attimo, faccio riposare. Ok, e pesco. Uno stivale inzuppato, <ride> di cui non me ne faccio assolutamente nulla, però... Vedete con che fierezza lo alziamo al cielo. E niente, ci sarebbe da dire tante cose... Che probabilmente io non conosco, però questo sarà l'MMO su cui mi concentrerò probabilmente nei prossimi giorni per vedere. Mi impongo di, di giocarci, appunto per vedere se vale la pena approfondirlo, anche se i contenuti ci sarebbero anche. Bisogna vedere se ci sono poi degli obiettivi a lungo termine per cui vale la pena giocare e concentrarsi al farming, al livellamento. Per quanto io sono uno della vecchia scuola che è cresciuto a pane ultima online e il, il livellamento delle abilità era una delle mie cose preferite, insomma le, le premesse sono senz'altro buone. Il combattimento, ripeto, non lo trovo assolutamente male. È bello complesso e in conclusione vi faccio vedere un combattimento. Intanto io sto girando facendo queste, questi puntini qui. Sono tutte queste secondarie che io avevo accettato, ma le ho lasciate in giro. Adesso me le faccio. Qui dovremmo piazzare un punto di rigenerazione perché entrando in questa zona ci sono i nemici. E vedete che nemici. Su questi sono. C'è tutta una storia dietro. Si parla. C'è quest'isola. Allora, l'ambientazione è stile coloniale ma non proprio, nel senso c'è quest'isola tropicale in cui sembra che le persone non muoiano, ma alla fine vengono. tante vengono trasformate in questi avvizziti e, e si sta cercando di capire perché, perché si parla di una maledizione. Spesso poi rilasciano anche del loot che possiamo raccogliere oltre ai documenti che troviamo, a volte sono doppiati in italiano, quindi ce li legge, quelli importanti della storia sì, vengono letti anche se li chiudiamo, quindi noi continuiamo a combattere, continuiamo con la quest, e intanto la narrazione della storia continua. Quindi adesso vi faccio vedere, questa è la palla di fuoco, questo è il lanciafiamme, e questo è, avevo anche la tempesta di meteore, ma... Poi c'è il timer per ricaricare le skill. Ok, ce l'ho fatta, ho preso maestria, ho preso reputazione. Altra cosa importante, avanzando nelle regioni in cui vi trovate, fate dei punti territorio, dell'esperienza, livellate, vedete che ci sono tutti i territori e andando ogni livello potete scegliere uno di questi. Quindi io ho già messo una volta più 25, posso passare a più 50. La tassa di scambio o la base, mentre invece i punti esperienza acquisiti avevo già Upgradato a 3 posso portarlo a 5.7 Accetto questo e vado avanti E si livella anche questo Poi vabbè ci sono le compagnie che sono le gilde eh, Le modalità eh, Che sono quelle pvp che sono una cosa A parte in cui si può contribuire Con altra gente all'ottenimento di obiettivi Pvp, le cavalcature Sono queste, ci sono i metalupi, ci sono i lupi E poi c'è la stagione 3 Da livello 25 in poi E quello è una delle altre cose Che dovrebbe tenere incollata la gente Guardate le mount che stanno utilizzando questi due altri giocatori. Quello era un leader di qualcosa, leader di caccia, sì, probabilmente la skill. E poi c'è questa palla qui che non so cosa sia. Comunque, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questo titolo, se lo avete ripreso in mano, se lo avete visto adesso per la prima volta, ma dubito. E non c'entrava molto con gli indie, però insomma mi andava di parlarvi di qualcosa che intendo iniziare e approfondire un pochino nei prossimi giorni. Fatemi sapere, alla prossima e ciao ciao!